Cecconi accetta riformulazione, sì. Del Grosso favorevole. Cozzolino accetta riformulazione, sì. Allasia accetta riformulazione, onorevole Allasia, sì. Borghesi accetta la riformulazione, sì. Simonetti accetta la riformulazione, qualcuno mi dica, sì. Molteni anche, onorevole Allasia, sì. Guidesi accetta riformulazione, sì. Grimoldi accetta la riformulazione, sì. Malisani favorevole. Borghi accetta la riformulazione proposta dal governo, onorevole Borghi, sì. E abbiamo così esaurito l'esame degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Oreste Pastorelli. Prego, onorevole. Grazie signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sul quale oggi ci esprimiamo afferma finalmente l'importanza dell'agricoltura quale strumento di tutela e presidio del territorio, la conservazione dei paesaggi e dell'ambiente, così come il contenimento del consumo di suolo. Devono infatti passare anche attraverso il rilancio dell'agricoltura e in particolare di quella condotta con metodi ecosostenibili. Questo provvedimento si muove su due distinti orizzonti, tra loro strettamente connessi. Da un lato la limitazione del consumo del suolo secondo nuovi e più stringenti criteri, mentre dall'altro si prevede la sistematica rigenerazione urbanistica, socio-economica e paesaggistica delle aree urbane degradate. In tal senso rilevo con soddisfazione la previsione di un censimento comunale degli edifici sfitti al fine di costituire una banca di dati del patrimonio edilizio disponibile per il recupero o il riuso, così come quella che obbliga i comuni a segnalare alle prefetture le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive. Ricopre un ruolo di importanza strategica la disciplina dei compendi agricoli neorurali, in base alla quale vengono promossi il recupero di insediamenti rurali esistenti e la riqualificazione del relativo patrimonio agricolo e ambientale. Questi insediamenti possono dunque divenire, oltre che uno strumento tangibile di tutela del territorio, dei poli attraverso i quali creare sviluppo e crescita secondo modelli ecosostenibili. Da tempo noi socialisti sottolineiamo l'importanza che riveste l'agricoltura nella preservazione dell'ambiente e del territorio e le misure contenute nel disegno di legge, andando proprio in questa direzione, confermano che non ci sbagliavamo. Ovviamente non ci si può fermare qui. Penso per esempio al ruolo che devono ricoprire in questo importante processo le nuove generazioni, ma il presente disegno di legge, rispetto alla quale esprimo il convinto voto favorevole della componente socialista, rappresenta un punto di svolta fondamentale nell'ambito degli strumenti di tutela ambientale e paesaggistica. Grazie. Grazie onorevole Pastorelli. È iscritta a parlare la deputata Monica Faenzi. Prego, ne ha facoltà. Presidente, il gruppo Alleanza Liberal Popolare voterà a favore del provvedimento, il cui esame, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto nel corso della discussione generale, è stato caratterizzato da un lungo iter, a partire dall'inizio della presente legislatura. Siamo convinti che l'impianto normativo sia stato arricchito e migliorato attraverso l'introduzione di una serie di disposizioni che vanno ad incidere su specifici e diversi ambiti della disciplina in materia. Il testo che ci accingiamo a votare pone all'attenzione delle istituzioni e del Paese un tema essenziale che coinvolge la quotidianità della nostra comunità nazionale ed è legato al trend del consumo di suolo che in Italia è cresciuto a ritmi vertiginosi.
Una perdita di superficie avvenuta nel corso di decenni, causata da processi di diffusione, dispersione urbana, di frammentazione di una diffusa urbanizzazione che ha prodotto non solo la perdita dei paesaggi, suoli,